Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco. Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e è andato e ha girato queste scene drammatiche, scene da guerra. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1000 chili di tritolo che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza. Ciao, c'è proprio? Sì, sì. Se vuoi, non lo so se puoi accostare direttamente dove vuoi. Quindi questo è il punto esatto, allora. Mamma mia. Ed qua sotto c'è la mega camomanda. Questo è il punto esatto della strage di Capaci. Guarda, ci sta incisa. Guarda. È con una certa emozione che mi trovo in un punto della tossata di Palermo-Trapani, molto importante dal punto di vista storico, perché mi trovo nell'esatto punto della famosa strage di Capaci, mi trovo proprio davanti al monumento in onore di Giovanni Falcone, la sua compagna Francesca Morvillo e la loro scorta. Questo è l'esatto punto dove esplose la famosa bomba, dove appunto morì il famoso magistrato. Insomma, è veramente con una certa emozione che mi trovo qua. È un punto dove l'abbiamo visto mille e mille volte nei vari telegiornali, documentari, eccetera, e mi trovo proprio qui di persona. Thank you.